Non c'è una famiglia che non piange un caro morto lungo questa strada. È uno dei tanti commenti dei residenti di Metauriglia che sia sui social sia su Fano TV hanno lanciato l'ennesimo appello al comune di Fano per la messa in sicurezza della statale Adriatica e per un progetto di viabilità alternativa. La tragica morte del settantenne Franco Minestrini travolto da un furgone mentre gettava gli sfalci in quest'isola ecologica ha provocato dolore, rabbia e preoccupazione degli abitanti della zona che da anni, mediante tele rossi e bandiere, portano avanti una protesta permanente. In questi giorni, fa sapere la portavoce Sonia Campanelli, aggiungeranno un nastro nero in segno di lutto. Sul tema è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle, che ha protocollato una mozione urgente per chiedere, fra le altre cose, un nuovo collegamento dal casello autostradale di Marotta all'imbocco delle opere compensative a Tombaccia, adeguando la strada di mezzo o valutando altri tracciati. Dopo le testimonianze e le interviste trasmesse ieri nel telegiornale Occhio alla Notizia, questa mattina è arrivata la risposta del sindaco Massimo Seri. Il primo pensiero è proprio quello di unirmi al loro dolore, la vicinanza, perché quando si perde un caro poi in una maniera così tragica è veramente difficile. Quindi questo è il primo pensiero, una comunità deve essere unita e vicina nel dolore quando accadono queste cose. Quella è una zona non nuova perché non ci nascondiamo dietro un dito, è una strada che ha avuto sempre problematiche ed ha una sua complessità. Allora, per quello che mi riguarda, non è che ci sono soluzioni immediate e una la bacchetta magica. Noi abbiamo già attivato un progetto di fattibilità sulla strada alternativa, e abbiamo già chiuso l'accordo insieme al Comune di Mondolfo e San Costanzo e la provincia per capire quelle che possono essere le soluzioni alternative. Ma le stesse soluzioni alternative, prosegue il sindaco, non risolvono il problema. In quella strada, detto, va moderata la velocità. Noi abbiamo due strumenti. Uno strumento è quello di mettere tipo autovelox e questo l'abbiamo già attivato, siamo in attesa dell'autorizzazione da parte della prefettura. L'altro elemento sono degli interventi strutturali che tendono a restringere la carreggiata, però anche su questo dobbiamo essere onesti, la strada non è dell'amministrazione comunale, è di competenza ANAS e quindi su questo mi prendo l'impegno di attivare magari anche un tavolo in prefettura per poter intervenire, perché altrimenti noi non possiamo intervenire in quel tratto, perché la soluzione vera è quella di mettere rotatorie, il restringimento della carreggiata per rallentare. L'altro elemento è quello della isola ecologica. Adesso, fra l'altro, sto andando ad un incontro con ASET per una riunione e lo farò presente per capire quale può essere una situazione alternativa o perlomeno più arretrata.